Amici di Striscia, sto bene. Oggi è andata un po' così. Mentre documentavo l'ennesimo spaccio in pieno centro di Milano, laddove inizia l'area C, i bastioni di Porta Venezia, in via Fiume, fiumi di cocaina lungo quella strada. Hanno preso questo bastone e me l'hanno spaccato qua, nella mascella. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo di Vittorio Brumotti, aggredito mentre firma lo spaccio di droga. Vediamo che cos'è successo. Ennesima aggressione per Vittorio Brumotti. Deviato di Striscia la Notizia, stava realizzando un servizio sullo spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro a Milano, quando è stato poi colpito da un bastone. Da alcune settimane infatti Brumotti registra servizi in solitaria, senza troupe, in modo da limitare i spostamenti di persone durante l'emergenza coronavirus. Mi hanno colpito al volto in modo violento, racconta Brumotti, che è stato aggredito nella zona di Porta Venezia intorno alle 18:30 di sabato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure a Brumotti, disteso sull'asfalto, e poi l'hanno trasportato all'ospedale, col codice verde. Le forze dell'ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e lo hanno portato all'ospedale. Dopo un po' Brumotti ha voluto rassicurare tutti, dicendo di stare bene e ha affermato di tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno, ha detto Brumotti. Hanno cercato di intimorirmi, ma andremo avanti perché la droga è una merda. Sto bene ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno. Un brutto momento per Vittorio Brumotti. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Giorret.